Questo quadro è un'opera del pittore Louis Jamot. È stato realizzato a Lione nel 1845 e l'artista lo ha intitolato Fiori dei Campi. Il dipinto raffigura una giovane donna seduta circondata da un paesaggio. Ella stringe tra le mani fiori appena colti. Sullo sfondo, in lontananza, si possono riconoscere i rilievi montuosi del Bugey, che si aprono nella profondità dello spazio verso le Alpi. Ma qual è il soggetto di questo quadro? Si tratterebbe forse del ritratto di una donna conosciuta dall'artista? Questo è quanto si potrebbe ritenere di primo acchito, considerando la precisione con la quale il pittore ha raffigurato il viso della giovane. Ma in questo caso, chi sarebbe costei? Non lo sappiamo. E, osservando con attenzione il vestito della donna, possiamo constatare che esso non ha nulla a che fare con la moda dell'Ottocento francese, ma piuttosto ricorda i ritratti rinascimentali italiani dipinti nel corso del Quattrocento e agli esordi del Cinquecento da Leonardo da Vinci e Raffaello. Avvicinandoci al quadro, notiamo altresì che l'artista ha dipinto sul legno e non sulla tela. Appare dunque sorprendente, in pieno Ottocento, il ricorso ad una tecnica antica, utilizzata proprio dagli artisti del Rinascimento. Si tratterebbe allora di una pittura floreale. A Lione, nel corso del XIX secolo, questo tipo di raffigurazione è diventato una vera e propria tradizione. Inoltre, in quest'opera, Jamot ha raffigurato ogni fiore con estrema meticolosità, mostrandoci perfino il più insignificante dettaglio. Tuttavia, a differenza di artisti del calibro di Simon Saint-Jean o di altri pittori di questa generazione che scelgono fiori splendidi e coltivati, in questo specifico caso, Jamot preferisce i fiorellini selvatici e fragili che si possono trovare sul ciglio della strada, come il bottondoro, il fiordaliso, il papavero, la margherita. Si tratterebbe quindi di una raffigurazione di Flora, dea dei fiori, dei giardini e della primavera, venerata dai romani. Al di là dell'apparente semplicità di quest'immagine, Jamot ci invita forse a riflettere sul passare del tempo. I fiori di campo, proprio come le farfalle, hanno una breve vita, da cui la malinconia di questa giovane donna dall'atemporale presenza.